Ciao amici e benvenuti da DJ Mister Quindi. Eh sì, oggi ci siamo, andiamo a recensire questo rivoluzionario speaker, almeno detto dalla casa costruttrice, ma soprattutto io l'ho soprannominato il Titanic di questo target. Lo vedete, c'è poco da aggiungere, le dimensioni sono veramente importanti. Promette con i suoi ben 50 watt, e se ne possono collegare volendo anche due, di stravolgere le integrazioni che ci sono all'interno, praticamente prese un po' da tutti i migliori speaker in commercio. Ma non ci perdiamo ancora in chiacchiere. Io l'ho pagato 65 euro, il link ve lo metto qui sotto, sempre aggiornato, ora è tornato a 99, seguitelo, controllate, magari lo riprendete allo stesso mio prezzo. Ovviamente il like è sempre gradito, così come la condivisione e l'iscrizione al canale. Ma partiamo con la nostra sigla. Design non lo vedete, a me personalmente, so che è soggettivo, non piace assolutamente, è troppo netto nelle linee, ha una forma un po' ambigua, ma a molti altri potrebbe piacere questo design abbastanza bruto. Plastica dura, lo sentite, mostra una certa resistenza agli urti, questo sì, però secondo me già mostra qualche segno di usura, qualche piccolo graffio, quindi non di altissima qualità. E poi c'è questa comoda cinghia, questa veramente indispensabile, che ci permette proprio di trasportarlo con estrema semplicità. Peso, superiamo i 2 kg, da una parte è una nota positiva perché vuol dire che all'interno ci sono driver di qualità. Lui non ha l'impermeabilità assoluta, ma soltanto impermeabile schizzi alla polvere, ma questo non viene di utilizzarlo a bordo piscina, come sto facendo io, per ascoltare la nostra musica preferita. Integrate si limitano tutta la parte superiore, dove abbiamo visto i tasti gommati che sono cliccabili in maniera precisa, anche perché sono grandi e ben distanziati. Ci sono anche dei piccoli led per lo stato della batteria, una batteria interna da ben 8000 mAh e l'autonomia, che ci crediate o no, è mostruosa. Io l'ho utilizzato veramente tanto, l'ho portato un po' ovunque, e per scaricarla dico 24 ore dichiarate, però ho superato tranquillamente le 18-19 ore. Mentre per quanto riguarda il forellino, c'è un microfono che mi ha sorpreso perché è abbastanza sensibile, non sensibilissimo, gradito particolarmente, ormai un'integrazione che sta diventando uno standard sui speaker Bluetooth, di equalizzare la parte della riproduzione musicale, passando da una modalità più enfatizzata verso gli alti e una più verso i bassi, e la modalità standard. Sulla parte posteriore c'è una Type-C, purtroppo però la ricarica, nonostante abbia utilizzato il mio caricabatterie dello smartphone da 2A, per ricaricare 8000 mAh comunque ci vogliono 3 ore e mezzo/4. Abbiamo poi l'ingresso jack per collegarlo via filo, e trovo sempre comodo, vista anche la batteria integrata, una USB per ricaricare un dispositivo esterno. Parte del Bluetooth davvero molto veloce, una portata dichiarata dalla casa costruttrice di 30 metri, un campo aperto ha raggiunto tranquillamente i 20 metri. Unica nota negativa, l'ho utilizzato per riprodurre video musicale su YouTube, c'è una leggera latenza. Sinceramente avrei gradito, per renderlo completo al 100%, anche un ingresso micro SD per andare ad utilizzarlo come un MP3. Ma aggiungiamo alla parte sonora, quella diciamo più interessante. C'è tanta roba qui dentro, ci sono 2 driver full range accompagnati da 2 tweeter, quindi
per la parte degli alti e due subwoofer passivi laterali di importanti dimensioni per la qualità sonora. Come sempre ci andiamo a vedere il confronto che ho voluto fare con due altri speaker veramente molto venduti in questo periodo e più o meno, se preso in offerta, siamo sullo stesso prezzo. Torniamo poi per le conclusioni. Sì, è tempo di conclusioni. Beh, la conclusione subito iniziale è quella che è grande, pesa, ci vuole un po' per la trasportabilità, difficilmente ci si abitua, però se si vuole una potenza del genere si può, diciamo, chiudere un occhio a questo compromesso. Per quanto riguarda la qualità sonora, beh, sono stupefatto. Al di là della potenza sonora, questo speaker suona veramente bene e vadizza tantissimo la parte dei bassi, ma non c'è mai distorsione, impressiona sotto ogni aspetto. Ci ho messo addirittura un file non di altissima qualità, io ho Spotify Premium, quindi ascolto tanto in alta qualità oltre i miei file personali. Beh, non mostra distorsione anche con file di scarsa qualità, veramente un ottimo amplificatore interno che ci permette di bilanciare, che va a bilanciare sempre in maniera corretta la riproduzione sonora. Vi invito a testarlo, a provarlo, ad acquistarlo, al limite se non vi piace lo rimandate indietro, perché se vi piace a livello estetico, a livello sonoro, per me attualmente non c'è nulla che possa competere con questo Booking. Ma al di là che ci sono pur sempre dei piccoli difettucci, perché ecco appunto la parte dei bassi predomina le altre frequenze, però è molto limpido, molto cristallino, diciamo che dà il meglio di sé. Però per musica particolarmente ricca di bassi, lì si apprezza veramente tutta l'esplosione della sua potenza. Ci ho messo su anche musica classica, sono test che faccio puntualmente con questo genere musicale. I tweeter insieme ai driver danno anche quella percezione di alcuni strumenti musicali che sinceramente, visto così, sembra abbastanza tamarruccio e pacchiano, non mi sarei aspettato. A 65 euro, e vi invito qui sotto a guardare il link sempre aggiornato, secondo me è uno dei
migliori speaker per potenza che abbia mai provato. Detto questo, io vi ringrazio di avermi seguito, spero di esservi stato utile. Qui sotto vi ricordo il like, è sempre gradito, così come l'iscrizione al canale e soprattutto la condivisione, perché se avete degli amici, delle amiche che vi chiedono continuamente quale speaker prendere per far casino e un casino di qualità, beh, questo Booking, marca a me sconosciuta e ringrazio chi me l'ha segnalata, qui ottiene il massimo che si può andare ad ottenere in portabilità. DJ Mister quindi vi dà appuntamento alla prossima video recensione e qui vi lascio il pagellone di questo Titanic e oserei dire rivoluzionario speaker Bluetooth. Noi ci vediamo presto.